Ciao ragazzi, sono giusto meglio di Sword qua nei PvP sull'Ita, questa volta con l'AD Diabolic Esper, ovviamente. Dato che l'ultima volta ero andato sul Void con Ayn, ma avete detto di non fare più PvP perché non ho abbastanza keep, quello già lo sapevo, e soprattutto perché è impossibile farli. Ci becco gente troppo forte, troppo... con equip che non ho, che non posso, con cui non posso competere, e molti cheatano in quel server. Quindi in quel server farò video soltanto dei dungeon, così a caso. Oppure se ci sarà veramente la cosa che ha detto Prometheus, quello della nuova trasformazione dopo la trascendenza, la metteranno sicuramente prima del Void, e quindi potremmo registrarla prima lì. Favoloso, 2 minuti d'attesa e si trova PvP. Va bene, quindi ce la facciamo, sì, dai, vediamo contro chi siamo. Oh, boom, Ropper 96 e in nella mappa del Super Troll, video numero 16 di Ellsworth, dove non sapevo fare niente se non saltare da una parte all'altra, così, con l'AD senza classaggio, se non erro. Comunque questo Ayn è forte. Cos'è quella roba che ha messo lì? È tipo una trappola. Perché io queste cose con Ayn non le so fare? Che tasti sta pigiando? Mi sta aprendo in due. Sta veramente aprendo in due. Mi ha avvelenato, non posso fare niente col veleno. Adesso il veleno è veramente stronzissimo. Ti leva pure il salto, ti leva. Questa l'ho strapersa. 30 anni per trovare il PvP, 2 minuti abbiamo perso. E non riusciamo a toccarlo nemmeno. Si è pure trasformato, guarda lì con la sua aura divina. E abbiamo uno sputo di vita, mi sa che si è strapersa. Non c'ho modo di vincerla. O forse sì, ma che... non dovrei dargli tregua e non ci riesco a non dare tregua. Serenata al Chiaro di Luna potrebbe darmi una mano, ma no, bastava un colpettino così per ammazzarmi. Ne ho fatto pochissimo danno e ci ha fatto il culo abbastanza. 1 minuto e 55, potrebbe non essere lo stesso perché è passato un po' di tempo, magari aveva fatto una pausa. Spero di non ribeccarlo comunque. Bene, abbiamo beccato un AD Psyker, si chiama Charismib. E anche questa mappa c'era in quel video, raga. Ma che stiamo a fare? L'episodio 16 dei miei video di Ellsworth lo stiamo replicando? Tra l'altro non mi ricordo se era un AD contro AD, però in questa mappa io vinsi il primo PvP registrato. Me lo ricordo benissimo. In questa mappa vinsi il primo video, il primo PvP registrato. E dannazione, questo qua si fa soltanto colpire. Non vorrei che prendesse troppo mana per poi fare qualcosa di molto losco. Però gli ho rotto il salto adesso perché l'ho avvelenato. No, adesso è in mana break, cioè in mana break nel senso è in DP, ci fa tutte le cose, c'ha pure il vento intorno. Ah, ste sfere. E Werefault, Werefault ancora, ragazzi. Ho seguito la guida che mi avete passato, però mi manda a un antivirus. L'ho scaricato, ma ho fatto la scansione e mi ha detto: se vuoi riparare, devi comprare l'antivirus. E quindi, ma che cazzo è sta fregatura? E l'ho lasciato perdere. Anche perché col mio antivirus non mi dava niente, con l'antivirus dei malware non mi dava nessun problema. Ho fatto qualche ricerca su internet, su Werefault è una roba di Windows che non capisco cosa faccia in realtà, ma succede su determinate app. Anche ad altri c'era stato il problema su Ellsworth, ma non ho trovato una risposta decente. Comunque, che so tutte queste cose che c'hai intorno, mate. Becca qua, becca qua e qua anche. E adesso andiamo via dall'altro lato, giusto per... se almeno ti facciamo l'attacco sorpresa. Non sei qui. Sei andato pure te dall'altra parte. No, ma aspettavi. Volevi colpirmi con la tua rissa DP, eh? Potresti lanciarmi le palline e proseguire la combo volendo, però non lo stai facendo. Il che è molto strano. Veramente è molto strano. Me ne vado di là, c'è un gesto di Lipia che non vorrei prendesse lui. Ok, se n'è andato ora una rabbia di Oried. Ecco di nuovo Werefault. Ma vaffanculo dei Werefault. Sì, basta Werefault, sto vincendo il PvP, vorrei vincerlo, grazie. So se ci siamo capiti. Dove sei? Ti colpisco adesso. Impeto, vai. Leva la modalità DP. Levala, t'ho detto. E adesso si potrebbe finire tutto quanto con niente, perché questo ha beccato il gesto di Lipia, l'unico che non potevo vedere perché era sotto.
Quindi serenata al chiaro di luna. Dall'altro lato, grazie, bisognerebbe colpire. Girati. No, adesso dall'altro lato pure lui. No, se vince, raga. Se vince. Se vince, non mi piace. Non mi piace. No, 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 no. Dietro, dietro. No, 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 non posso breccarla. Non posso breccarla, non posso breccarla. Forse l'ho breccata, forse l'ho breccata, non lo so. Oddio, gli basta una scorreggia per morire. No, 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 mate. No, mate. No, no, no. Ti basta una scorreggia. Anche a me. Dove sta? Devo vedere, è qua sotto di me. Devo riuscire a colpirlo. Che culo! No, ho sbagliato. Dov'è? Si è trasformato. Ma non so dove sia. Io sono bloccato perché lui può vedere, io no. Merda. Non è qui. È sotto. Non mi ha preso. Girati. No, mi ha preso lui. Cazzo. Che culo. Che culo. Madonna, che culo. Team PvP per oggi, ragazzi. Vediamo. Vediamo. Abbiamo beccato un Ain, un Ad e di nuovo l'Ad di prima. Possiamo avere la vendetta. Possiamo avere la vendetta o riperdere malamente. Intanto lui prima si è fatto attaccare tutto il tempo per prendere il mana. Quindi potremmo contrastarlo con la sua stessa tecnica. Quindi farci colpire e avere il mana. Però non è una cosa proprio buona da fare. Anche perché lui fa ste combo e c'ha... Cos'è sta roba che mi blocca col vento? Che cazzo è? Perché io non ne ho una? E basta, vabbè. È vero che sto classaggio è una cagata. La usavo, ce l'avevo pure io. Ti trasformavi e facevi la combo e praticamente era infinita. È bella, bella, bella merda, veramente, bella merda. Riesco, se riuscissi. Non voglio breccare che ho tutto il mana, Cristo Dio. Allora, mi trasformo, non posso più fare la serenata. Come? Come non posso farla? Allora devo levarla. Se... ho pigiato la I al posto della R. Serenata. Però smetti di rannare, grazie. Tu la smettessi di rannare sarebbe anche meglio. E vai, tu e le pallette. Cosa sto facendo? Non lo so. Ne ho levato abbastanza ma non troppo. Servirebbe un'altra serenata. Non è impulso merda, no. No, no, no. Questo continua a fare la stessa cosa che facevo io quando avevo l'Ontic Psyker. Cannone è impulso. E attaccavo e basta, così. Ma se ti colpisco con... Come? Perché non è andata su? Perché non è andata su? Dai, vieni giù. Dove vai? Dove vai? Posso fargliela. No, 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 no. Ma basta fare sta cancrata. Basta fare sta cancrata. Seriamente. Non ho tregua. L'ho colpito. Ma perché non va su? A volte va su, a volte non ci va. Mi fa incazzare, mi fa. Ho perso. Adesso perdo per sta minchiata. Perdo, veramente. Merda. Se riesco a pigiare la F o la E, lo ammazzo. Il problema è che dovrebbe salire. È salito. Vaffanculo. E vabbè, bella, bella merda. Tre partite, tre perse. Di cui una sola persa meritatamente. Le altre le avevamo vinte. Mannaggia, quello è fatto 300 volte la stessa roba. Ah. Ecco perché ho levato il Lunatic Psyker. E ho messo l'Esper. Facevo sempre la stessa roba. Palline, ta-ta-ta-ta, palline, ta-ta-ta-ta. E vabbè. Comunque, scrivete la scritta sulla pasta Facebook. Tutto quanto in descrizione. Ciao ragazzi. E vaffanculo pure a Werefold. Ciao, sono la voce parlante di quest'outro. Clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale. Invece se vuoi vedere i nostri video precedenti, clicca uno dei due video che trovi sulla tua sinistra. E buona permanenza sul canale.